Lick! Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Illusione a Bar Calcio. Quest'oggi è il giorno della partita. Difatti, stasera alle 18:30 andrà in scena al Dall'Ara, Bologna-Roma. I nostri colori rosso-blu contro i giallo-rossi di José Mourinho. E adesso andiamo a vedere con quale formazione, con tutta probabilità, si scenderà in campo per affrontare tale compagine. Che ricordo essere davanti a noi in classifica di 4 lunghezze, il che vuol dire che qualora si dovesse prendere bottino pieno si andrebbe a un punto dalla Roma, che attualmente occupa la quinta piazza. Quindi fate vobis, ok, per l'importanza di questa partita. Cosa rappresenta per noi uno spartiacque? È un'altra possibilità che ci viene offerta, ok, per cercare di sollevarci da quella mediocrità che costantemente ci vuole invece avvolgere. Vediamo se faremo finalmente mentalmente e di fatto questo passo in avanti. Prima di iniziare a dare gli 11, io rammento come sempre le buone maniere qui sul canale, ossia iscriversi, ok, al canale, condividerlo, ok, il canale con tutti i tuoi amici di Federosso Blu e non solo, e lasciare sempre il tuo mi piacino ai video dell'Illusione Bar Calcio con il tuo ditozzo sporco di marmellata, lo rammento sempre. Ok, grazie. Bologna che si presenta a questa sfida con l'organico quasi al completo, in quanto diciamo che dovrebbe mancare solamente Scouten per quanto riguarda ovviamente quello che si può intendere uomini arruolabili utili per la prima squadra. Se vogliamo metterceli proprio tutti, mancano anche Kingsley, che sappiamo essere lungo degente, e anche quel bravo ragazzo di Mbaye che ha avuto un problemino e che ne avrà per una quindicina di giorni, quindi non dovrebbe essere presente, ok, oggi contro la Roma. Allora, detto questo, detto che siamo nell'infrasettimanale, che anche noi come gli altri dovremmo fare, io penso, qualche cambio, no? Perché lo impone la situazione, altrimenti si verrebbero a giocare in 7 giorni 3 partite. Ma va anche detto che conosciamo il nostro condottiero, José Mourinho, il nostro condottiero Siniša Mihajlović, che appunto ribadisce e rammenta: non è che mando i miei giocatori a giocare in miniera. Quindi, tutto sommato, anche qualora dovessero giocare 3 partite in 7 giorni, e qui cerco di ricalcare un attimo il discorso che ha fatto ieri in conferenza pre-match proprio Siniša Mihajlović, non possono che esserne contenti, ok? Perché i problemi sono quando uno non gioca, non quando ne gioca troppe. Detto questo, io sono anche convinto che, conoscendo Mihajlović, di turnover ne farà veramente poco, se non addirittura in questa partita quasi niente, ok? Perché? Perché è una partita che, qualora, come ho detto a inizio di questo video, si dovesse vincere, ci proietterebbe veramente sulle ali più dell'entusiasmo. Toccheremmo il cielo, ok, con la bottiglia del Bourbon Whisky, io dico. Ok, quindi è molto importante. Detto questo, giocheremo con il 3-4-1-2, forse a specchio di come si presenterà anche la Roma, ok, con la difesa a 3. E in porta ci sarà, neanche a dirlo, anche perché alternative non ce ne sono, ci sarà Lukas Skorupski, il nostro palincato a livelli massimali, che voglio anche ricordare essere un grande ex della partita, in quanto Skorupski, da che ne ho memoria, per l'appunto, giocava nella Roma un tempo. Quindi avrà magari, chissà, delle motivazioni aggiuntive per far vedere che dall'altra parte qualcuno si è sbagliato. Chissà, speriamo. La linea di difesa a 3 dovrebbe, e io mi tocco anche i maroni, perché adesso vi spiego perché, dovrebbe essere ancora composta da il centrale Gary Medel, centro-sinistra Teate, e il dubbio potrebbe essere sul centro-destra, perché dovrebbe esserci Somauro, ok, ma
chissà mai che non abbia avuto una ricaduta sull'italiano, ok, e possa essere presentato invece Kevin Bonifazi. Io penso di no, anche perché, ricalcando il discorso che ha fatto sempre Mihajlovic in questi ultimi giorni, no, dove l'aveva detto anche nella conferenza prepartita della scorsa giornata con lo Spezia, dove ha ribadito un concetto molto importante che recita che Mihajlovic tende a non mandare in campo giocatori per cui sa dover spendere durante la partita quasi sicuramente uno slot della sostituzione, ossia un giocatore che non garantisce 90 minuti in campo. Ora, c'è da chiedersi, visto e considerato che ne ha giocati 10 più o meno la scorsa, proprio contro lo Spezia, sto parlando di Kevin Bonifazi, visto e considerato che è fuori da più di un mese, io penso che Kevin Bonifazi 90 minuti non ce li abbia nelle gambe. Quindi è per questo motivo che secondo me la difesa sarà composta con al centro destra Somauro, al centro Medel e al centro sinistra ci sarà appunto Tearte. Poi nulla vieta che nel secondo tempo, anche vedendo un attimo l'evolversi della partita, Mihajlovic non voglia far acquisire minutaggio al Bonifazi, che è un giocatore su cui sicuramente vuole fare affidamento, anche per via dell'esborso che la società comunque ha fatto in estate. Quindi staremo a vedere come gestirà tale situazione. Detto della difesa, andiamo al centrocampo, dove i quarti, secondo me, saranno Ike sulla sinistra, e qua invece sa che dovrà spendere un cambio, e per me si partirà con De Silvestri, probabilmente, con De Silvestri sulla destra, però bisogna vedere quali garanzie fisiche di tenuta avrà dato a Mihajlovic nella rifinitura anche di oggi, di stamattina, quando si alleneranno, insomma, quello che gli avrà dato ieri, perché altrimenti l'alternativa più papabile non è Orsolini a questo giro, perché non è come contro il Venezia o contro lo Spezia, dove praticamente fase difensiva non ce n'è. Qui invece di fase difensiva ce n'è, e come, anzi direi aiosa, ok? Perché di fronte si hanno delle schegge come Mkhitaryan, El Shaarawy, Zaniolo, voi capite che insomma qualcosa da difendere io penso ci sia. Quindi qualora De Silvestri non dovesse partire dal primo, io dico che quasi sicuramente sulla destra a quel punto non ci sarebbe Orsolini, ma ci sarebbe Andreas Skovorse, che no, si narra da tempi ormai in memoria essere più abile nella fase difensiva dell'Orso. Bene, detto anche questo, il pacchetto dei centrali di centrocampo, qua non ci sono dubbi, sarà sicuramente Dominguez, che ormai è sugli scudi, ma così come sugli scudi è anche Svanberg. Entrambi sono molto affiatati, secondo me, e costituiscono una coppia di tutto rispetto, ok, che è inamovibile, anche perché soluzioni alternative con lo scouten fuori, obiettivamente, io non vedo da quali altri giocatori possono essere rappresentati. Ora voi mi direte, abbiamo Nicolas, Benito, Viola, però insomma voi capite l'affiatamento, ok, che c'è tra Dominguez e Svanberg, anche perché giocano da anni insieme, non lo possono certo avere con Nicolas, Benito, Viola, che qua a Bologna forse da poco più di un mese. Quindi voi capite, dovrà anche capire poi come gioca la squadra, come tutto, dove deve entrare in condizione. Quindi sicuramente Viola oggi non rappresenta una scelta credibile, e anzi io continuo a chiedermi, ma è una cosa che magari capirò cammin facendo, perché sia stato preso. Continueremo a chiedercelo, magari la risposta arriverà. Ok, detto questo, alla tre quarti si continuerà a dare fiducia a Roberto Soriano, che è ancora in attesa di trovare il suo primo gol in stagione, chissà mai che non l'abbia tenuto per questa partita di cartello. E in attacco le due punte saranno Musa Barro a sostegno, ok, del faro là davanti, del leader carismatico che ha preso per mano questa squadra, sto parlando, sì, proprio di lui, di Marko Arnautović, ok, quello che non dovrebbe tirare le punizioni,
ma che se ne infischia dei dettami che arrivano dalla panchina e, visto e considerato cosa è successo all'ultima, va anche bene se appunto succedono cose del genere. Mark Arnautovic per l'appunto guiderà insieme a Musabarro il nostro attacco, sperando che possa essere un cecchino, ok, d'area di rigore, in quanto in questo caso contro la Roma non ci saranno tutte le occasioni che ci sono state con lo Spezia, e quindi bisognerà essere, citando Mihajlovic, spietati sotto porta. Quindi questa che vi ho appena raccontato con tutta probabilità sarà la formazione che stasera alle ore 18:30 scenderà in campo al Dall'Ara contro la Roma. Vi rammento anche che saremo in live a partire dalle 18:20, quindi non con la consueta mezz'ora come siamo soliti, appunto abituati. Per motivi superiori non riesco ad essere presente prima, anzi spero di riuscire ad arrivare per le 18:20, ok, per le 18:30 dovrei quasi sicuramente esserci. Quindi non vi allarmate, ok, se arriverò proprio a ridosso del calcio d'inizio, perché sapete, è un mercoledì e la situazione è quel che è, ok? Bene, detto questo, ora vi saluto, ci vediamo stasera a Mrakman, campanaccio, pastorale sempre attivo, e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar. Passare in sovraimpressione a promemoria, ok? Quindi questi consigli. Poi faccio passare anche in sovrimpressione qual è la situazione alla 14ª giornata, appunto pronosticata su questo canale, sulla Serie A, a che quota siamo. Come vedete, un'ottima percentuale, resistiamo, ok, a percentuali molto 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 alte, quindi continuate a seguire, a dare credito a questo 66% che vedete sulla Serie A, che non è mica poco, che non è mica poco, cari, non è mica poco. Bene, questi miei giochi, ora fatti i vostri, a raccomando, scommettete sempre con parsimonia, attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui a Luciano Baccaccio nei video, e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiere da bar!